Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari interviene sulla realizzazione della nuova sede della Regione Pescara. Per l'esponente del Movimento 5 Stelle sarebbe opportuno riqualificare le due palazzine di proprietà della Regione in Viale Bovio e in Via Raffaello a Pescara, i due immobili attualmente in disuso, perché non conformi alle normative vigenti, potrebbero essere recuperati con poco più di 13 milioni di euro. C'è un progetto in Regione Abruzzo, un piano di fattibilità tecnico, economico, firmato dall'allora dirigente del settore patrimonio, che prevede il recupero di queste strutture, la ristrutturazione, un ampliamento del 5% di volumetria e anche eventualmente l'acquisizione di un'area verde che sta qui dietro per realizzare la sede unica della Regione Abruzzo. Ecco, questo sarebbe veramente di grande interesse pubblico. Con questa operazione noi potremmo recuperare il pubblico. Purtroppo questa proposta è stata fatta a maggio 2019, non è stata presa in considerazione dalla Regione e la Regione ha presentato un avviso per reperire sul mercato edifici per la sede unica da realizzare sulla città di Pescara. Ecco, io credo che questo non sia conveniente per le casse pubbliche, perché qui si potrebbero risparmiare molti soldi, lì si va sul mercato ad acquisire un edificio da un privato, è previsto un canone di locazione di 6 anni prorogabili per altri 6 anni con eventuale opzione di acquisto. Tutto ciò nel mentre si tiene ancora in piedi l'operazione della City, che vi ricorderete, quindi quella si sarebbe dovuta interrompere perché un domani la Regione potrebbe essere anche chiamata a rispondere, perché si va a contrarre all'esterno, a recuperare all'esterno un edificio tenendo in piedi ancora un'altra operazione. Quindi io chiedo immediatamente di bloccare i due avvisi per il reperimento sul mercato, di sposare questo progetto tra l'altro di un dirigente regionale deputato al settore, che andrebbe a valorizzare l'esistente, a recuperare il pubblico e avere una sede della Regione su due poli distinti a Pescara, uno su Viale Bovo che è Orso Raffaello e un altro su Piazza Unione. Questo era il progetto che persegue veramente il grande interesse pubblico, l'interesse generale, recupera il pubblico e non va sul mercato a contrarre col privato.